22 fu sbendata, quindi è un uso che comunque ha continuato a rimanere anche dopo l'invenzione della radiografia. Qua vedete due mummie di persone di diversa etnia, quindi una persona più chiara, evidentemente del nord, e una persona di carnagione più scura, quindi proveniente dal sud del paese, dal sud dell'Egitto. Quindi già nell'antichità, così come oggi, era una popolazione mista, mediterranea e africana, esattamente come si può vedere ancora oggi, viaggiando in Egitto.